tre giorni dal concerto di Vasco Rossi che si terrà a San Paolo venerdì prossimo, l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha effettuato il primo dei sopralluoghi programmati nello stadio di Fuorigrotta per verificare lo stato dell'organizzazione e dei lavori che si stanno effettuando nella struttura. A constatare di persona, insomma, l'effettiva, diciamo, stato dei luoghi, soprattutto anche a vedere la rispondenza esatta, diciamo, di quanto scritto nei contratti e poi quanto si sta realizzando, abbiamo trovato una situazione in evoluzione. Ci hanno garantito che il telo vegetale che verrà posto al di sopra del manto erboso verrà posto appunto nella notte tra giovedì e venerdì, previo una idonea pulizia, diciamo, di tutto il terreno di gioco. Questo telo vegetale ha caratteristiche tali da garantire, come dire, la traspirazione, diciamo, del terreno di gioco. Insomma, siamo lì a controllare e a verificare che tutti gli impegni presi vengano rispettati. Stamattina abbiamo anche colto l'occasione per verificare lo stato dei lavori in curva A. Abbiamo avuto la piacevole sorpresa di aver visto finalmente che quello sprofondamento è stato risolto. Insomma, hanno fatto degli interventi in fondazione anche abbastanza significativi. Insomma, la curva A riaprirà per la prossima stagione ai tanti tifosi. Dopo 10 anni, quindi, Napoli riapre le porte a grandi concerti, occasione importante per richiamare il pubblico delle grandi occasioni, che genera anche un notevole indotto a favore della città. Portare due star della caratura di Vasco Rossi e Jovanotti ritengo che sia un'occasione straordinaria e forse anche imperdibile per la città. Ci saranno probabilmente 80-90.000 presenze tra i due concerti. Da uno studio pare che addirittura oltre il 40% viene da fuori Napoli in due fine settimana, quindi con la possibilità che si possano trattenere questi ragazzi nella città di Napoli, che offre in estate il meglio di sé. Insomma, la possibilità di avere una città piena di turisti ancora anche per questa straordinaria occasione che sono i concerti. Napoli non deve uscire fuori dal circuito dei concerti internazionali e ritengo che anche un concerto sia un'occasione di sviluppo per la città.